Riqualificare Piazza dei Martiri, il Salotto Buono di Napoli, partendo dai dettagli, da un'edicola, attrattore di turisti, professionisti e cittadini, da anni in attesa di un intervento di restyling. Ci ha pensato la BCC di Napoli che, grazie ad un intervento gratuito, ha restaurato la rivendita dei giornali, brandizzando l'esercizio commerciale. Si tratta del primo esempio di sponsorizzazione di un'edicola. A Napoli da tempo sono sempre più i privati che si accollano a proprie spese la cura del verde pubblico e della riqualificazione urbana. Questa volta a godere della generosità dei privati è stato un edicolante, Ciro Maione, che ai nostri microfoni spiega qual è stata la ricaduta di questo restyling sulla sua attività. È stata brandizzata per valorizzarla, per cercare di dargli anche un aspetto migliore in Piazza dei Martiri, grazie ai lavori che mi ha effettuato la BCC di Napoli. Cercano di aiutarci a migliorare sia l'aspetto lavorativo che vivibile, ci sono sempre vicino, alla fine ci stanno aiutando in tutti i modi, cercare di non farci trovare in difficoltà con il momento che stiamo affrontando tutti i piccoli commercianti. Da anni la BCC di Napoli con il suo presidente Amedeo Manzo scende in campo per il sociale e per la città di Napoli, e questo intervento all'edicola di Piazza dei Martiri ne è il segnale di un legame profondo con il territorio. Soddisfazione nelle parole della signora Antonella Esposito, che ci parla del suo rapporto con la BCC. Abbiamo avuto riscontri e soprattutto riscontri attraverso il rapporto umano, perché una banca secondo me si dovrebbe basare anche su questo, soprattutto oggi in un momento di crisi tale in cui si ha bisogno soprattutto del contatto umano, indipendentemente da un rifiuto tecnico sterile, insomma, basato su leggi e via dicendo. Ha concesso di abbellire un poco la struttura, e ovviamente questo è il Salotto di Napoli, e la cosa ha subito dato una certa rilevanza soprattutto tra i nostri clienti, che hanno chiesto informazioni anche in merito a questa banca.